quindi sarò preparato ad essere veramente breve. Intanto condivido tutto quello che è stato detto sia da Padre Carlo sia da Raffaele Gentile. Padre Carlo, tra l'altro, parlando di filosofia, la scorsa settimana è stato a Milano, non lo ha pubblicizzato ma lo ha fatto sapere, ha partecipato ad una tavola rotonda importante in Bocconi, quindi non nell'ultima delle strutture culturali o economiche del nostro paese, e ha rappresentato molto bene un'esperienza tutta siracusana, quindi anche di questo dobbiamo ringraziarlo. Ci sono molte volte delle cose che ci dovrebbero inorgoglire che invece non rappresentiamo nel giusto modo. Io tra l'altro conosco Antonio Randazzo da tantissimo tempo, mi lega c'è il legame con l'Arma dei Carabinieri, c'è il legame con Facebook. Quanti di voi la mattina quando si collegano con Facebook il primo messaggio di uno legge è il suo? Ha fatto un conto alla rovescia per questa mostra che ci ha coinvolti, che ci ha emozionati, stiamo arrivando, lo sto facendo, abbiamo allestito la mostra, cioè tutti noi ci sentivamo partecipi come se fossimo stati presenti. Io lo devo ringraziare anche per un'altra cosa, quando mia moglie che è insegnante doveva fare un progetto per i bambini e mi ha chiesto, mi serve una persona che sia in grado di coinvolgere i bambini per le bellezze di Siracusa, ma non un cattedratico, qua ne abbiamo di bravissime e di sicuramente esperte, cioè ci vuole una persona che sappia spiegarlo così, nella maniera più semplice possibile, perché a me è venuto in mente immediatamente Antonio, e di questo lo ringrazio, perché sono certo che quando lui sarà in mezzo a questi bambini saprà illustrare nel modo migliore possibile, con il linguaggio più adeguato possibile, quale deve essere l'amore per questa città.